Con Enrico Paolantonio, regista del film La bicicletta di Bartali, al cinema da giovedì 1 agosto 2024. Ben trovato. Grazie, grazie dell'invito. Cosa racconta questo film? Principalmente racconta la storia di un'amicizia non facile tra un ragazzo ebreo e un ragazzo arabo. Dico non facile perché la storia principale è ambientata in una Gerusalemme contemporanea e la loro amicizia, che nasce grazie alla passione per il ciclismo, per le biciclette, non è ben vista dalle rispettive comunità. E in questa storia, in qualche modo, abbiamo legato una storia che per noi è un pochino più vicina, che è la storia di Bartali, ma non raccontiamo le gesta sportive che quasi tutti conoscono, ma raccontiamo l'aspetto del campione un po' meno conosciuto, nel senso che lui, durante la guerra, grazie a uno stratagemma di nascondere i documenti falsificati di cittadini ebrei italiani, è riuscito a salvare circa 800 di questi ebrei. E questo fatto si è saputo solamente in età molto avanzata, perché lui non voleva assolutamente che durante la sua vita si sapesse di questo gesto eroico che aveva fatto. Tant'è che diceva: il bene si fa, ma non si dice. Come nasce il progetto di questo film? Il progetto di questo film è stato seminato qualche anno fa. È un'idea che è venuta fuori da un esponente della comunità ebraica di Roma, Cesare Scardi, che aveva scritto il soggetto e che purtroppo è venuto a mancare non molto tempo fa, quindi non ha potuto vedere il film finito, e aveva appunto quest'idea di raccontare, attraverso un po' le gesta di Bartali, collegare un po' la situazione che in qualche modo, purtroppo, nonostante la sua idea di qualche anno fa, è ancora attuale nella data di Gerusalemme. Diciamo, questo è stato un po' l'inizio che poi ha fatto partire un po' tutta la macchina del film, che essendo un film d'animazione è una macchina sempre abbastanza complicata da completare. Com'è stata poi la lavorazione? L'animazione in genere richiede dei budget abbastanza importanti. Ci sono diversi produttori che sono intervenuti per portare finanziamenti al film, a partire da Rai Kids, che ha finanziato parte del film, la società di produzione alla quale appartengo, che è l'Lynx Multimedia Factory, e poi coproduttori stranieri, una società irlandese e una indiana. Quindi il film in realtà ha anche un respiro internazionale, verrà distribuito anche fuori dai confini italiani. Quando sei subentrato nell'operazione? Da subito è stata quasi contemporanea la presentazione del soggetto in Rai da parte dell'autore, e da lì è partita l'operazione. Insomma, di solito il regista viene coinvolto quasi subito in questa operazione, perché poi c'è tutto un lavoro anche di ricerca e di studio grafico legato al film, che è importante, insomma, che il regista sia presente fin dall'inizio. Cosa ti convinceva di questa storia? Convinceva innanzitutto raccontare appunto questo aspetto di Bartali che era poco conosciuto, ma anche poter rappresentare una situazione, diciamo, appunto complicata che esiste appunto nella terra di Gerusalemme. Non dico dare dei messaggi, perché è difficile con un film dare dei messaggi, più che altro magari trasmettere delle emozioni e poter far riflettere agli spettatori del film su quelle che sono situazioni a volte per noi un po' lontane, e poi alla fine neanche tanto, non solo poi in realtà lì in Israele, ma anche in altre parti del mondo, purtroppo lo vediamo costantemente. E ci sembrava, non solo a me, ma insomma anche a tutto lo staff, agli altri produttori, un progetto importante da portare A proposito della Valenza, c'è il muro di separazione creato da Israele che viene giù nel film e diventa una pista per le biciclette prima di dissolversi. avanti. Sì, in realtà ci sono molti aspetti. E ovviamente non volevamo fare un documentario, cioè non si tratta di documentario, e quindi anche in animazione c'è anche della finzione. Il muro però siamo partiti da un muro reale che esiste, che insomma, appunto si chiama muro di divisione, come se gli altri muri non lo fossero, cioè comunque è un muro di divisione, e ci siamo concessi solamente nel finale, è una parte un pochino più onirica, che appunto, come dici tu stesso, insomma il muro viene giù, ma semplicemente è un po' la speranza che noi abbiamo. E che probabilmente è anche quello che sperano i due protagonisti del film quando poi nella gara finale attraversano appunto la città di Gerusalemme sopra questo muro di fantasia. Che uscita sarà? In quante sale? Diciamo che la distribuzione cinema non è semplicissima, quindi per adesso probabilmente uscirà in una sessantina di sale, e poi ovviamente dipenderà anche dall'accoglienza. Ci rendiamo conto che non è un film facile, cioè non è un film di supereroi, perlomeno non con il mantello che volano.
e che ha dei messaggi anche non semplici da passare, insomma. Devo dire che fino adesso, anche nella prima struttura che abbiamo avuto al Gipponi, ha avuto un'accoglienza sorprendente, ci ha veramente sorpreso. Cioè che a volte sottovalutiamo anche la capacità di bambini molto piccoli di capire quali sono i punti essenziali di un'opera come questo film. Ci sono dei riferimenti web per saperne di più? C'è il sito della società, il Links Multimedia Factory, andando sul cinema, ma anche altri lavori, insomma, che portiamo avanti. Il film La bicicletta di Bartali al cinema da giovedì 1 agosto 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Enrico Paolo Antonio. Grazie a voi, grazie mille.